Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Durante la sua recente apparizione a Verissimo, Iva Zanicchi ha raccontato il suo profondo dolore per la perdita del marito Fausto Pinna, scomparso lo scorso agosto a causa di un tumore. L'artista ha confessato di vivere un momento difficile, segnato da tristezza e solitudine, nonostante l'affetto della figlia e del genero. Le serate da sola a letto sono particolarmente pesanti per lei, tanto che ha dovuto ricorrere ai sonniferi per dormire. Nonostante il dolore, Iva Zanicchi si mostra determinata a non lasciarsi abbattere dalla depressione, anche se ha ammesso di aver pensato all'alcol come possibile via di fuga. Durante l'intervista ha condiviso dettagli toccanti sull'ultimo anno trascorso al fianco del marito morente, descrivendo la sua forza e il coraggio fino all'ultimo respiro. La cantante ha sottolineato l'importanza di accettare la morte, soprattutto se si crede in una vita dopo la vita. Ma ha ammesso che assistere alla dipartita di una persona cara è sempre un'esperienza dolorosa. Dopo 40 anni di vita insieme, Iva si trova ora a riflettere su tutto ciò che avrebbero potuto condividere ancora. Il ricordo più difficile per lei è legato alla decisione di cremare il marito, una scelta che ha accettato non senza dolore, pur non essendo inizialmente d'accordo. Nonostante l'amore della famiglia e la solitudine nel vuoto delle parti di Fauketu a me tutti sono ancora molto presenti.